Perché in Foligno sono entrati tutti, a livello culturale e a livello economico, tutto perché era stagionale. Bastava che avessi 18 anni e ti buttavano dentro. Non gliene fregava niente, eri stagionale. Poi, una volta che prendevi il via, speravi nella pioggia, perché più pioveva, meno potevano raccogliere le bietole e più il sistema stagionale si allungava. E poi, quando non si allungava con la pioggia, lo allungavi con la malattia. Cioè, ti davi malato, ti facevi altri 2 mesi. Era tutto un sistema che mezzo Foligno ci campava, mezzo perché mezzo stava bene. C'era tutto un sistema di fatica tra chi stava all'alto forno, che non poteva essere mai spento, chi stava allo scarico, chi alle tagliatrici come me, chi alle presse, chi all'insacchettamento. C'era tutto, beh, era grande, era una catena di montaggio, era così, una fabbrica che funzionava. Tu mi dicevi in quale segmento stavi in Io particolare? stavo alle tagliatrici, c'era un episodio che lo ricordo con molta pena, perché in realtà io lavoravo con mio padre, eravamo la squadra, lui era il capo, io ero il vice capo. Solo che una sera c'ho talmente tanto sonno che mi disse: vabbè, vatti a trovare un posto. E andai all'insaccatrice. L'insaccatrice era un posto caldo dove c'erano i sacchi di carta e di juta ed era un posto per dormire favoloso, te buttavi giù e io mi nascosi là dietro, tanto c'era mio padre, solo che quella sera si fece male e mi cercarono per mezzo stabilimento. E quando andai lo trovai quando mi trovarono, lo trovai con la mano fasciata. A quel punto, oltre che sentirti in colpa, lasciare mio padre in quelle condizioni, io me ne volevo andare, mi autolicenziai, ma lì non ti licenziavo, no, non ti potevano licenziare perché lì gli serviva la mano d'opera. È lungo tutta questa via che vi è innamorati, mi sembra. È tutta questa via, tutti i camion. Vabbè, Vediamo, ferrovia tutta 16 giugno questa. questa. Sì, è tutta questa via qui, proseguiva anche di qua. Tutti i camion che si mettevano in fila perché dovevano essere scaricati. Perché la pietra veniva lavata, scaricata. C'era tutta una vita notturna, nello stesso tempo molto, molto semplice, molto lineare, cioè vabbè, non c'erano i mezzi di informazione, tutto era non noioso, ma il domani era come ieri o come oggi, non cambiava molto, ecco. La memoria è alla base di qualsiasi cosa, questo è indubbio. Partendo comunque perché se cancelliamo la memoria cancelleremmo degli errori tremendi, il che vuol dire non possiamo comunque autoassolversi dagli errori. Ora il punto nevralgico è che farne di questa archeologia industriale? Valorizziamola? Allora valorizzarlo vuol dire farci dei musei, farci dei luoghi di incontro, cercando di far mantenere l'anima di quella cosa. Non è semplice perché, a parte questa diatriba che c'è da anni del comune, che farne? E si è convinto che qui non se ne verrà fuori, se non con degli appartamenti. Sì, lo si ricorda con nostalgia, è vero, forse per i nostri 18 anni. In realtà io ci vado a parcheggiare, un tuffo al cuore io non ce l'ho con lo zuccherificio perché mi piace il momento che sto vivendo, guarda, te lo dico con la massima tranquillità. Passare lì davanti, come dice lui al semaforo, guardarlo, ma un po' è come il dolore alla fine. Poi una volta che ti prende il dolore, le cose sono due, o lo combatti, ma c'è poco, o lo convivi. E allora ci convivi, perché il dolore lo vivi, lo prendi, te lo vivi. Non so se lo rifarei, io se
potevo scegliere, io non potevo scegliere allora, perché a 18 anni non scegli, c'è quello, te lo fai, punto, è chiuso l'argomento, ci vediamo fra un anno, punto. Poi una volta che potevi scegliere, ho scelto diversamente. Però a me in realtà non sento questa forma nostalgica di dire magari, è come se tu prendi Auschwitz, prendi uno che è stato ad Auschwitz, lui lo vorrebbe mantenere solo per voi, per ricordare quello che è successo, ma in realtà lui non ci andrebbe più lì, perché non gli interessa più. E molti, Primo Levi si è suicidato perché si è salvato, aveva un senso di colpa lui, ma perché io mi sono salvato e gli altri no? Poi se ci fanno qualcosa di bello sono felicissimo, che sia verde, che sia strutturale, che sia una biblioteca, quello che volete, purché non sia un gioco di sballo, poi lo sballo c'entra pure quello, datemi. Allora, naturalmente il gioco è molto individuale. Paradossalmente, come Daniel Pennac, che poi sta ad esempio Daniele Pennacchi, uno scrittore francese, lui fu bocciato in seconda elementare, io la feci alla grande, mi bocciarono in prima. Io l'ho acquisito, come direbbe quello, strada facendo, come disse Socrate, no, fu Claudio Baglioni. Io l'ho acquisito leggendo, e poi c'è un libro che è il più grande del mondo, che è La strada. La strada dipende come la vuoi percorrere, o se la percorri in un modo intelligente o la percorri in un modo paraculo, poi dipende da te.